buonasera e benvenuti a questa edizione di A5 Cronaca. Incidente stradale a San Romano nel comune di Montopoli in Valdarno. Alle 15.30 sulla via Toscolo-Magnola Est due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro. Un'auto si è ribaltata su di un fianco e per liberare il conducente dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto. Il ferito è stato estratto, stabilizzato e affidato al personale del 118. Le due persone che viaggiavano sull'altra auto erano già state prese in consegna dai sanitari per le cure del caso, sul posto anche la polizia locale. Altro incidente nel pomeriggio in località Poggio all'Aglione nel comune di Gambassi Terme. Nell'impatto fra un'auto e una moto la peggio è andata al 19enne che era in sella. Avrebbe riportato alcune fratture ed è stato per questo trasferito in ambulanza al CTO di Careggi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Paura stamani per un improvviso malore occorso ad un bambino di 2 anni a Galleno di Fucecchio. Il bambino si trovava con il babbo in via della Chiesa, dove sono subito sopraggiunte a sirene spiegate l'automedica di Fucecchio e un'ambulanza della pubblica assistenza di Chiesina Uzzanese. Le condizioni del piccolo non sarebbero gravi, è stato per questo trasferito in codice verde al San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti del caso. E si svolgeranno domani alle 14 nella chiesa di Santa Maria delle Vedute a Fucecchio i funerali di Sabrina Bachi, nota commerciante della città del Palio, venuta a mancare per una grave malattia all'età di 43 anni. Responsabile della cartoleria all'interno della Coop di via Fucecchiello, era anche apprezzata attivista della contrada di Borgonovo. Sabrina Bachi lascia il compagno con cui conviveva a Pescia, i genitori e tanti amici che domani si raccoglieranno per l'ultimo saluto. La sperimentazione partita lo scorso 29 gennaio e che durerà un anno sull'introduzione di nuove ZTL nel centro di Fucecchio ha aperto accese discussioni, se ne parla da giorni nella cittadina e l'amministrazione comunale e i commercianti stanno cercando di fare da mediatori tra le varie parti in causa. Vediamo il servizio di Giovanni Scarzelli. Vigili di quartiere e campagna pubblicitaria a cura di Confesercenti, queste le azioni che l'amministrazione comunale di Fucecchio ha intenzione di mettere in campo per far conoscere e rispettare ai cittadini la fase sperimentale della ZTL in centro storico, partita lo scorso 29 gennaio. Cambieranno anche i parcheggi a pagamento che rimarranno gratuiti per i primi 20 minuti di sosta. Nelle prime 2 settimane circa sono già state scattate oltre 1200 foto, ma l'amministrazione ci tiene a precisare che le multe che saranno ricapitate saranno molte meno, in quanto vi sono tanti cittadini che hanno commesso la stessa infrazione più volte e molti che invece hanno transitato nelle ZTL ma con la deroga che viene fatta alle persone anziane, con disabilità o comunque impossibilitate a raggiungere determinati negozi senza l'ausilio di un'automobile. Basta infatti chiamare anche pochi minuti prima di partire l'esercente dal quale si vuole recarsi, il quale segnalerà ai vigili urbani telefonicamente il numero di targa dell'auto che dovrà transitare nella zona a traffico limitato. Da lì la persona, che avrà comunque dimostrato di essere impossibilitata a recarsi in centro a piedi, non riceverà alcuna sanzione. Parere generalmente positivo verso il provvedimento è stato espresso dai commercianti, con la presidente del centro commerciale naturale Patricia Giannotti, che ha parlato del fatto che comunque gli accessi alle due aree commerciali sono ancora liberi e non zone a traffico limitato. I cittadini e i commercianti stessi devono sempre, secondo Giannotti, smetterla con qualche vecchia cattiva abitudine e rispettare le regole. Dobbiamo evitare che il centro storico diventi un parcheggificio, è il commento del sindaco Alessio Spinelli. Questa sperimentazione, che durerà un anno, nasce a seguito di tanti incontri che abbiamo avuto con cittadini, commercianti e con tutte le parti coinvolte. In questo modo non solo il centro storico non muore, come qualcuno ha insinuato, ha concluso il primo cittadino, ma sarà più visitabile e valorizzato nella sua storia e nella sua cultura. Restiamo ancora a Fucecchio per riferire un dato sulla popolazione residente che nel corso del 2017 è scesa di 128 unità. È il terzo anno consecutivo che si verifica questo fenomeno, dopo che per oltre 15 anni il trend era stato positivo, portando il territorio comunale a sfiorare i 24.000 abitanti. Questa flessione ha fatto scendere il numero totale dei residenti a 23.275, dato aggiornato allo scorso 31 dicembre. Anche nel 2017 sono risultati negativi sia il saldo naturale, con 188 nascite a fronte di 255 decessi, sia il saldo migratorio, con 944 nuovi arrivati a fronte di 1.005 cittadini che hanno lasciato il territorio comunale.
I cittadini stranieri sono in tutto 4.089, cioè il 17,57% dei residenti. Sono 64 le nazionalità presenti a Fucecchio. La comunità più numerosa rimane di gran lunga quella cinese, con 1.812 cittadini, seguita da quella albanese con 785 e poi la marocchina con 383. Uomini e donne sono alla pari, un dato che certifica una profonda trasformazione nelle comunità straniere, che nel decennio scorso erano formate a larghissima maggioranza da sesso maschile. Alia S.p.A. informa che i sacchi azzurri per la raccolta multimateriale saranno disponibili dalla prossima settimana presso i consueti punti di distribuzione, i centri di raccolta o gli uffici al pubblico comunali. La consegna è stata interrotta negli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa a causa della mancata fornitura da parte della ditta incaricata. Alia si è attivata per individuare un altro fornitore nel minor tempo possibile, applicando le penali previste nei confronti della società inadempiente. La mancata distribuzione dei sacchi interessa solo quella parte di utenti che ha terminato la propria dotazione. In questo caso è possibile utilizzare i comuni sacchi di plastica simili a quelli forniti da Alia. Il servizio di raccolta viene invece effettuato regolarmente secondo le consuete modalità. Riapre a Certaldo, in municipio, lo sportello lavoro, il servizio di orientamento e supporto al cittadino per la ricerca in tema di offerte di lavoro e formazione. Lo sportello, situato a fianco dell'URP, sarà aperto a partire da domani. Il servizio, che si inserisce nella rete regionale dei servizi per l'impiego, è gestito dalla cooperativa sociale Sintesi. Apriamo la pagina politica. Noi con l'Italia UDC, il partito più centrista della coalizione di centrodestra, comprendente anche Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, ha presentato ad Empoli i propri candidati nel proporzionale. Alla conferenza stampa erano infatti presenti Luigi Morelli, capolista al Senato nel collegio Toscana 1, Pier Andrea Vanni, capolista alla Camera nel collegio Toscana 3 e Antonio Bossa, che rappresenta Empoli nello stesso collegio. Tanti i temi toccati, i principali ce li racconta Pier Andrea Vanni nella prossima intervista. Noi con l'Italia si presenta, quali sono i punti principali del vostro programma? Intanto ribadire il nostro ruolo di componente di centro del centrodestra è una componente secondo noi importante, perché porta in un'alleanza plurale come è il centrodestra un contributo di concezioni politiche, di richiami a valori ideali, di riferimenti alla tradizione politica dei cattolici popolari in questo Paese. Quindi un centro attivo, un centro non subalterno, un centro che sottolinea alcune sensibilità soprattutto sui problemi sociali, sui problemi della famiglia, sui problemi della solidarietà e sui problemi della ricostruzione culturale, morale di questo Paese. Durante la conferenza stampa si sono toccati, diciamo, due argomenti principali. Uno è, diciamo, l'accesso al credito per quello che riguarda le piccole e medie imprese. Su questo che intenzioni avete? A causa di un sistema di controllo che ci deve essere, ma che è eccessivamente burocratizzato, spesso per piccole, perché qualcuno ha saltato una rata, per cui qualcuno ha avuto qualche problema, ma stiamo parlando di imprese, artigiani e singoli evidentemente che fanno il loro mestiere, persone per bene, vengono in qualche modo estromessi dall'accesso al credito. Ecco, questo è uno degli aspetti che va assolutamente superato. E poi comunque, oltre a un diverso accesso al credito, ci vuole, è la nostra proposta nazionale, un fondo nazionale annuale, quindi garantito, per a sostegno della piccola, piccolissima e media impresa. Un fondo non generico, ma finalizzato all'innovazione, alla formazione del personale di queste imprese, quindi finalizzato a obiettivi di sviluppo di questo settore. A quello che riguarda invece le politiche per la famiglia? Non è più possibile che molte persone, molte famiglie, molti nuclei familiari siano lasciati soli quando hanno magari nel loro interno malati degenerativi, malati con malattie gravissime che richiedono un'assistenza continua che spesso non può essere data dagli ospedali. Ecco, c'è bisogno di politiche perché le famiglie possano anche evidentemente programmare la loro crescita, programmare il loro futuro e al tempo stesso la garanzia che le famiglie non sono abbandonate a loro stesso quando hanno ad altri livelli situazioni gravi come quelle che ricordavo.
Proseguono gli appuntamenti del Partito Democratico sul territorio. Il più importante domani, quando alle 15.30 il ministro del Lavoro Carlo Calenda incontrerà i cittadini empolesi alla Vela Margherita Hack di Avane. Sempre domani alle 21.15 presso la Casa del Popolo di Gambassi Terme, incontro con l'eurodeputata Simona Bonafè e le candidate alla Camera Laura Cantini e Susanna Cenni. Tema della serata è il programma elettorale del Partito Democratico. Introducono il sindaco Paolo Campinotti e il segretario PD Gambassi Gianni Cortina. Sempre domani iniziativa di Potere al Popolo in Polese Valdelsa. A partire dalle 21.30 la lista di sinistra parlerà di Costituzione italiana al Circolo Arci Il Progresso di Montelupo Fiorentino. Saranno presenti Roberto Passini, dei Giuristi Democratici, e Maurizio Brotini, segretario CGIL Toscana. Saranno inoltre presentati i percorsi delle due candidate per il Potere al Popolo dall'Empolese Valdelsa, Frida Nacinovic e Stefania Caboni. Nell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa sono state accorpate le polizie locali di 11 comuni con doppia beffa. Siamo passati da 108 addetti a 88 e ora questi hanno da gestire un bacino di 170.000 abitanti. Altro che un agente ogni 1.000 come da media europea, dice così Renato Scalia, candidato del Movimento 5 Stelle ed ex ispettore DIA, a margine della presentazione del libro Il voto di scambio politico-mafioso di Mario Michele Giarrusso. Per cogliere il paradosso, a Empoli, prima della fusione c'erano a tutelare la sicurezza stradale e a presidiare il territorio due pattuglie H24 e 5 agenti a piedi. Ora, per qualcuno, quelle due pattuglie, che già erano poche, dovrebbero controllare 11 comuni con il doppio dei rilievi stradali. Ennesimo esempio dello scollamento totale dalla realtà che hanno certi politicanti sulla pelle di cittadini e operatori di pubblica sicurezza, conclude così Scalia, candidato al Movimento 5 Stelle nel collegio empolese. Il domicilio è sacro e inviolabile. Per difendere questi principi e continuare la raccolta di firme per la petizione sulla legittima difesa, domani la Lega sarà di nuovo al mercato di Empoli nella postazione ubicata all'uscita del parcheggio Maratona lato Cancellata. Col segretario Marco Cordone, da sempre in prima linea sui temi della sicurezza, sarà presente la candidata al collegio uninominale della Camera dei Deputati, Sonia Ciraulo. Voltiamo pagina, si celebra oggi, 14 febbraio, San Valentino, la festa degli innamorati. Il senso di questa celebrazione si perde nei secoli e ha origini molto antiche che risalgono a riti pagani del periodo della Roma repubblicana. Negli anni il modo di festeggiare ha subito numerose variazioni e trasformazioni, ma il significato è comunque sempre lo stesso. Abbiamo provato a ricostruirlo con il prossimo servizio, vediamo. San Valentino nell'era dei social, si sa, è ormai divenuto un tripudio di foto di innamorati con frasi mielose oppure di borbottie sfottò da parte dei single o degli insoddisfatti. Non si è però ancora perso il piacere di fare piccoli regali alle proprie compagne o ai propri compagni con vari gadget a forma di cuore, cioccolatini e fiori. La festa di San Valentino nasce nel 496 d.C. quando si dice che Papa Gelasio abbia deciso di istituirla dedicandola a San Valentino di Terni, che fu decapitato circa 200 anni prima per aver sposato due innamorati malati di tisi e deceduti durante il rito. In realtà, molto più prosaicamente, si può far risalire questa ricorrenza al fatto che nella metà di febbraio vi sia un primo risveglio della natura che avrà poi il suo culmine con l'avvento della primavera. E infatti la festività della metà di febbraio risale a ben prima dell'avvento di San Valentino e di Papa Gelasio, con le violente celebrazioni pagane delle Lupercalia. Lo scambio delle valentine, cioè biglietti d'amore, si deve probabilmente all'epoca basso medievale, grazie al circolo di Geoffrey Chaucer, uno dei predecessori del cosiddetto amor cortese. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, con l'avvio della cultura di massa, sono state moltissime le cosiddette valentine, piuttosto fantasiose, da dedicare alle persone amate, alcune con belle parole, altre con decorazioni altrettanto belle. Qualunque sia comunque il modo in cui ognuno celebrerà il proprio San Valentino, ciò che questa festa ci vuole insegnare e forse ci vuole anche ricordare è che amare e anche dedicare un po' di tempo alle persone che si amano è molto importante e un piccolo gesto a volte può avere un grande significato. Buon San Valentino a tutti! Il MUDEV, Museo Diffuso dell'Empolese Valdelsa, sistema che mette in rete 21 musei del territorio toscano, ha compiuto un anno di vita e offre un febbraio ricco di appuntamenti con l'obiettivo di segnare un anno di grande crescita, puntando sempre di più sull'inclusione e la partecipazione. Proprio oggi, per la giornata di San Valentino, i musei valdelsani hanno offerto opportunità di visita alle coppie grazie all'hashtag Galeotto fu il museo.
per intercettare un pubblico sempre più ampio. Inoltre gli operatori del MUDEV saranno da venerdì a domenica al Salone del Turismo Culturale e Turisma al Palazzo dei Congressi di Firenze. Dal 2012 l'Associazione Prima Materia di Monte Espertoli porta avanti il progetto di cooperazione internazionale Music and Resilience con il patrocinio del Comune e con un largo partenariato di enti pubblici e privati. Il progetto, che nel 2013 si è aggiudicato il premio Musical Rights Award dal Consiglio Internazionale della Musica, partner UNESCO, lavora principalmente con la ONG La Casa dei Bambini Resilienti, che sostiene la comunità palestinese in Libano dal 1976. La programmazione del 2018 prevede, fra le altre cose, il proseguimento della formazione di operatori palestinesi e libanesi in musicoterapia, laboratori, corsi e tanto altro. Ultima chiamata per i saldi, arriva lo sbaracco, si preannuncia un fine settimana all'insegna dello shopping a Castel Fiorentino, dove fra sabato e domenica i commercianti del centro storico vestiranno i panni dei venditori ambulanti grazie all'allestimento di decine di banchi di fronte ai loro negozi, creando un lungo bazar all'aperto, promosso dall'Associazione Centro Commerciale Naturale Tre Piazze in collaborazione con il Comune di Castel Fiorentino e Confesercenti. Lo sbaracco prenderà il via sabato mattina alle 9 per poi essere ripetuto nel pomeriggio e per l'intera giornata di domenica 18 febbraio, prevista una replica per sabato 24 febbraio. Passiamo adesso alle notizie sul tempo con i valori registrati quest'oggi, vediamoli insieme. Umidità relativa 46%, pressione atmosferica 1015,8 ectopascal, il vento lieve da est-nord-est. La temperatura minima è scesa di 0,5 gradi sotto lo zero e la massima si è portata a più 9,6. Adesso per le previsioni diamo la linea alla regia. Salve, una buona serata. Le immagini della situazione sinottica attesa per domani ci mostrano la perturbazione transitata da ieri che si trova ormai sul Mediterraneo orientale. Un promontorio di alta pressione si estende invece su gran parte del Mediterraneo, garantendo una giornata, quella di domani, prevalentemente soleggiata. La previsione infatti per la giornata di giovedì vede sulla Toscana un cielo in prevalenza sereno, salvo qualche locale addensamento soprattutto nel pomeriggio sulla provincia di Massa Carrara. Per quanto riguarda le temperature, attenzione, al mattino saranno molto fredde, avremo estese gelate che raggiungeranno le zone di pianura anche sulla fascia costiera, sull'interno valori anche intorno ai meno 4, meno 5 gradi. Nel pomeriggio poi le temperature tenderanno a risalire fino a 10-12 gradi, i venti ancora settentrionali di debole intensità, i mari sono poco mossi. Uno sguardo anche alla giornata di venerdì, lo vedete, avremo una rotazione dei venti, torneremo a avere venti dai quadranti meridionali, venti deboli di scirocco che porteranno un'aria più mite e più umida sulla nostra regione. Le temperature saranno in risalita, ma il cielo si presenterà in prevalenza nuvoloso, soprattutto sulle zone occidentali, sulle zone più interne una nuvolosità più stratificata che velerà comunque il sole. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata. È tutto anche per noi, se volete ci vediamo domani negli stessi orari oppure sul nostro sito www.antenna5.tv o sulla nostra pagina Facebook. Arrivederci.